Realizziamo un altro quadrato sempre con telaio di Maria Gio in posizione piccola e nel quale faremo un disegno diverso. Quindi procedo sempre a mettere i fili di base, sempre allo stesso modo. Quindi faccio sempre i miei 3 giri di filo e mi sposto da sinistra verso destra. 2, 3. Ecco, qui sono arrivata all'ultimo in fondo. Mi sposto, vedo che devo girare, quindi giro il telaio e faccio sempre i miei 3 giri. 2, 3 giri. 2, 3 giri. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Qui ho finito. Stacco il gomitolo e terrò sempre la mia guigliata alla quale infilo l'ago. E procedo a chiudere gli incroci. Con questo quadrato chiuderò gli incroci esterni. Sempre parto da in alto a destra, di traverso, sotto l'incrocio, punto asola. Dall'altro lato, sempre di traverso e sempre dentro il punto asola. Tengo tirato quello sotto per tirare quello, il secondo. Procedo sempre da destra verso sinistra, sempre dentro l'asola. Secondo punto, sempre dentro l'asola. E li faccio tutti. Qui sono all'angolo. Giro il telaio e proseguo. Qui sto facendo l'ultimo della fascia esterna di incroci. Adesso mi occupo della parte centrale. Allora, se dovessi fare un quadrato normale dovrei chiudere questo incrocio, questo singolarmente. Invece voglio cominciare a cambiare i disegni. Cosa faccio? Prendo questi 4 incroci insieme. Quindi passo sotto con l'ago, sempre di traverso, sotto 4 incroci insieme, punto asola lo stesso, quindi entro nell'asola e tiro. Questo è il primo punto che ho fatto, lo devo tenere perché altrimenti si allenta molto, e vado a fare il secondo punto passando di traverso dall'altro verso e sempre entro nell'asola, quindi l'asola è qui, devo sempre tenere il primo finché vado a tirare bene il secondo. Allora, ne ho fatto uno da questo verso e uno da questo verso. In questo caso voglio rinforzare questa stella centrale, passo anche dalle altre parti, quindi passo così e faccio un terzo punto asola, passo anche da questa a questa, quindi giro il telaio, passo anche da questo e faccio il quarto punto asola. Quindi la stella viene ben delineata. A questo punto io ho finito e vado a fissare il filo lo stesso, sempre prendendo sotto al nodino un altro punto asola per saldare e infilo il filo sotto un nodo per togliere questa parte di filo. Allora, questo è saldato, taglio, vado ad infilare anche quello iniziale lo stesso sul lago per passare anche questo sotto il nodo. 1 e 2 nodi,
questo punto il nostro quadrato con le stelle centrale finito, lo estraggo sempre sollevando dal telaio il quadratino e questo quadrato con stella. Yeah.